Grande partecipazione nel territorio gualdese per la tradizione che si rinnova con la festa di San Lazzaro e il suo programma davvero ricco e variegato. Alle celebrazioni religiose si sono affiancati i riti laici, con al centro il legume tipico del periodo, il lupino, tanto che l'antica ricorrenza è più comunemente conosciuta come la festa dei lupini. Una tradizione che si rinnova ancora oggi grazie all'iniziativa presa alcuni anni fa da Giuseppe Marini insieme a un piccolo comitato e alla comunità parrocchiale del luogo. Mio padre faceva sempre sti lupini, una volta si faceva un uso familiare. Da 20 anni che li facciamo come comitato. I primi anni quasi un quintale di lupini, quest'anno siamo scesi a mezzo quintale di lupini secchi, che una volta messi a terminata la loro lavorazione vengono quasi due quintali. Protagonista di queste giornate è anche l'antico gioco del foraverde, con i primi virgulti delle siepi e con un formulario in antico dialetto gualdese. Tra i ragazzi di un tempo, gli anni 50-40, che era difficile stare insieme tra uomo e donna, succedeva che i giovani qui del luogo facevano questo gioco. Cioè, domani facciamo la penitenza, chi non c'ha il foraverde paga pena, c'è cosa? Un bacio. Allora, se la persona che ti veniva a dire il foraverde ti interessava, tu non lo tiravi dalla tasca e ti prendevi il bacio da quello. Se invece la persona, il ragazzo, la ragazza non ti interessava, tiravi fuori il foraverde dalla tasca e dicevi fora il tuo che il mio non perde. A quel punto. Tenendosi nel periodo quaresimale hanno grande importanza ovviamente le rievocazioni della passione di Gesù, come i canti dei primi vespri e il canto della passione. Disse